vuole. Sì, sì, no, anche quello. Sì o no? Sì. No, sì. Sono tutto incorporato, vieni da qua. Vogliamo la musica? Ci siamo adesso, c'è Carlo Fox, chi c'è c'è, chi non c'è, vero? Come si dice in dialetto questa cosa? Ho detto chi c'è, chi non c'è, come si dice in dialetto? Kunje. Ok, allora solo brevissimamente, sì. Mettiamoci dietro perché se non ci si... ecco. Solo brevissimamente per presentare il mago Carlo Fox che... omaggio a voi ragazzi di uno spettacolo, perché è molto alto secondo me. Abbassalo. C'è l'accento, c'è un problema di accento. No, tu abbassalo. Aspetta. Prigida, parla. Prova, forse adesso va bene. Allora dicevo, noi dobbiamo ringraziare il mago Carlo Fox che vi omaggia di uno spettacolo, lui lo fa gratuitamente perché è stato coinvolto in questa iniziativa. Ragazzi, non so se avete partecipato in queste sere, abbiamo fatto tante cose belle, forse qualcuno di voi ha mangiato lo zucchero filato. Quante persone? 1, 2, 3, 4, insomma. Allora quelli c'erano. Voglio dire, quindi siete stati, avete approfittato del momento e quindi approfitterete anche del mago Carlo Fox che... possiamo dirlo, meglio che lo dico io, è disponibile per tutte le iniziative che magari i vostri genitori intendono fare, magari per anche qualche ricorrenza particolare. Feste, compleanni, matrimoni, tutto quello che volete fare. Matrimoni, aspetta, ancora, diciamo, qui parliamo di da qui a 20 anni, però diciamo ci... Un passaparola. Voglio dire, insomma, iniziamo già da adesso a pubblicizzare questa cosa. A parte gli scherzi, il mago è molto bravo, è Carlo Fox. Cosa significa Fox, Carlo Fox? Magia, no, vediamo, Fox. Volpe. E Zorro? Zorro che significa? Volpe, ma come? Siete cresciuti con Zorro e non sapete che Zorro è la volpe? No, vabbè. Allora, io ti lascio subito lo spazio. Volevo solo dire, ci sono delle mamme che ti stanno ascoltando, vorrei che sapessero anche loro che tu ti prodighi anche per i bambini poco fortunati. Tu vai negli ospedali, in particolare nell'ospedale di Roma, dove vai ad allietare le giornate di bambini come voi che sono purtroppo costretti a stare in ospedale. Quindi davvero il mago Fox ha un cuore grande e questa sera lo dimostrerà. Poi magari ci sentiremo più tardi, buon lavoro, era doveroso questa presentazione, abbiamo presentato anche gli altri ospiti e quindi assolutamente volevamo presentare anche te, ringraziarti e a presto. Grazie. Ok, grazie anche a lui, un applauso. Quando il mago fa questo gesto, che significa?
Che significa? Non l'ho sentito. Non l'ho sentito. Vai! Fatevi sentire a Lauria! Bene, adesso che non abito più a Roma, che sono a Lauria, cercheremo di allietare i laurioti, non solo. Naturalmente in mano avete una canuccia. Chi mancano le canucce? Volevo insegnarvi una magia magica. Chi mancano le canucce? A quella bimba lì. Prima di iniziare lo spettacolo volevo regalarvi anche un gioco di magia con le canucce. Chi mancano? A lei. A lei, a lui, all'altro. Ce l'hai tu, amore? Come ti chiami? Pronto? Sono due o una? Sì, ok. Tu, amore? Martina? Tu ti chiami Martina? È la sera? Tempo. Per capire la battuta. Chi manca anche te le canucce? Tu non vuoi giocare perché sei grande o perché sei alto. Bene, siete pronti tutti con la canuccia in mano? Ve la insegno, prima ve lo faccio vedere dal davanti, poi dal di dietro così capite come si fa. Prendete una verticale e una o? Bene, quella che è verticale va avanti, quella che è orizzontale va dietro, si forma una croce, con il pollice e l'indice si ferma. Solo con una mano, non con due. Ok. Ok, ci siete? Avete l'indice dell'altra mano attaccato al braccio? Sì. Arrotolate e fate una croce, sempre una croce, uguale come prima. Arrotolate. No, no, quella di sotto che va sopra. Ripeto. Ok? Bene, fate la croce in questo modo. Ci siete? Adesso quella dalla parte sinistra, no, se lavorate con la destra non capite più la sinistra poi qual è. Tenete tutto con la sinistra come me, sennò poi vi inverte. Ok. Ok, no, tu sei con la destra, io sono con la sinistra. Sinistra è questa, guardate me. Ok? E la sinistra è quella attaccata al braccio sinistro. Bravo. Tenete, avete fatto il giro, adesso quella che è a sinistra, prendete, tenete sempre fermo qui con il pollice e la girate e sempre con il pollice tenete fermo tutto. È sempre la croce come prima. Poi prendete i due colori uguali, soffiate, escono fuori. Ok? Ci sei riuscita, vai. Bravo. Allungatela la canuccia così vi viene meglio. Allora, poi quando voi schiacciate dove è stato pressato prima, ritorna come prima la canuccia, eh? Sinistra, destra, davanti a voi. No, non sono schiacciato, ho detto di, se tu li tocchi al centro, pure io li avevo schiacciati, se tu li fai così con la magia ritorno pure sani come prima, vedi? Visto? Vedi che è tornata sana con Baraturido? Allora siete pronti? Sinistra, destra, davanti, chiudete con il, tenete con il pollice, quella di giù va su e crea di nuovo la croce, tenete sempre quel pollice, quella di destra, sinistra, mandata a destra e fate la croce, i due colori vanno insieme, E mica è colpa mia. Hai visto? Bravo, no, lui ce l'ha fatta. Ve lo faccio vedere dal di dietro, scusate, dal di dietro. Fate come è, sinistra, destra, ci siete? Giù, portate su, girate tutto, tutto in, dal verticale al verticale. Giro o 30, ok, poi prendete la sinistra, tenete sempre quel pollice, se no scappa via. E chiudete sempre col pollice, poi prendete due colori uguali, Ce l'hai fatta? Ce l'hai fatta? Hai visto? Sapete perché esce? Perché nel momento che io faccio questo, arrotolo, fin quando è così, non può mai uscire. Quando prendo questo è già fuori, per quello dico di tenerlo fermo, poi lo giri di nuovo, è già fuori,
è già fuori, il pollice li tiene solo. Poi prendete i due di sopra, il due di sotto, sono già sganciati. Voi fate la finta. Oh, ho fatto un miracolo, si sono agganciati veramente, si vogliono bene, hai visto? Quando la si spiega una cosa è sempre più difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si è rotto noi. Ah, perché ho preso, ok, prima questi due, poi quei due. Visto? Escono. Ok, possiamo iniziare la magia magica? Vai! Bene, 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 allora... Siete simpatici, laurioti, ve ne insegno un altro. Vediamo che riesce a vedere quanti... quante bestie ci stanno qui e che tipo di bestie sono? Che cosa sono? Tigre. Chi è capace a dire tre tigri contro tre tigri contro tre tigri contro tre tigri contro tre tigri? Entro stasera, eh? È sopra la panca della KK, sopra la panca della KK. Guardate bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grazie dell'applauso spontaneo. Bene, bene, bene. Allora, naturalmente io volevo iniziare direttamente con un bel gioco, che questo mi ha affascinato molto. Lo faccio da quando ero bambino. Quando poi sarete, quando apriremo la scuola, vi insegnerò, perché uno di questi costa 50 euro. Me lo sono costruito con 2 euro. È il tempo. Allora, questo è di color? E questo? E questo? E questo? Sono collegati con un? Perché tra loro due c'è feeling. Questo di che colore bianco è? E questo? E questo? Questi anche collegati con un filo, perché tra loro due c'è? Ma se io... insieme a me, dopo il mio 3, 1, 2, 3, sbiroli, sbirolà, pasta asciutta e baccalà. Pronti? 1, 2, 3, sbiroli, sbirolà, pasta asciutta e baccalà. La magia è stata fatta, tiro giù il rosso, viene sul blu. Tiro sul bianco, viene sul rosso. Tiro sul giallà, anche se sta qua, viene sul blu. Quanti fili ci sono nel tubo? Allora, prendete la mano che avete attaccata al braccio e mettetela davanti, quella che avete attaccata al braccio però, eh? Chiudete il pugno. Avete il pollice a sinistra del braccio destro? Sì. Se avete il pollice a sinistra del braccio destro funziona. Se avete la mano sinistra col pollice a destra il gioco funziona. Vi risulta? No. Come no? Sei bustissimo. Allora, in questo caso vediamo se te. Tenete il pugno chiuso così. Tutti quanti. Se io tiro giù il blu viene su il rosso, un filo. Se tiro su il giallo viene su il blu, due fili. Contate due, due. Se tiro su il bianco viene su il rosso, tre fili. Se tiro giù il rosso viene su il blu, quattro fili. Se tiro giù il blu viene su il rosso, cinque fili. Se tiro giù il rosso viene su il blu, sei fili. Se tiro giù il blu viene su il rosso, sette fili. Se tiro giù otto più due quanto fa? Quanti fili ci sono? Uno. Quanti fili ci sono? Facciamo una cosa, io lo apro, se ci sono dei fili, io ho fatto un trucco, se non ci sono dei fili, facciamo un applauso all'associazione della festa. Questo sapete che cos'è, vero? Il tubo dell'hula hoop. Ci vuole poco per farlo. Bene, abbiamo fatto la prima magia, là. Vi volevo insegnare anche una magia magica, ma però non lo dica nessuno quando sto zitto, perché se sto zitto quando parlo non mi sente nessuno, così in questo caso vi volevo far vedere. Questa è la posizione verticale. Ci sono cascate come polli. Questo è color bianco, giusto? No. Questa è orizzontale.
verticale. Come voi volete, è morbida, come volete che la faccia rimanere con la magia? Verticale o orizzontale? Verticale. Orizzontale, così? Deve rimanere così? Verticale. Allora, sbiro lì, sbiro là, pasta asciutta e barca là. Pronti? Uno, due, tre. Oh, sveglia? Oh, non ho capito. Insieme, uno, due, tre. Sbiro lì, sbiro là, pasta asciutta e barca là. E voilà. Non l'avete detto bene, più forte. Uno, due, tre. Sbiro lì, sbiro là, pasta asciutta e barca là. Voilà. No, forse è meglio verticale, vuoi vedere? Insieme, uno, due, tre. Sbiro lì, sbiro là, pasta asciutta e barca. Che barca là che sono. Ah, forse così ci riesco. Sbiro lì, sbiro là, pasta asciutta e barca là. Eccolo qua, vedi che è rimasto verticale? Oh, fate applauso? Allora in questo caso faccio una magia. La faccio diventare un foulard, grazie. Bene, 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 bene. Adesso, vieni qui, venite tutte e due. Lasciate le cose. Non volete giocare? Che siete venuti a fare? Che boh, boh 50, sì. No, i più piccoli, perché è un gioco per i bambini piccoli. Chi vuoi venire? Vuoi venire tu? Vieni, vieni, tu vieni. Volete venire voi due? Venite tutte e due. Venite tutte e due, dai, dai. Facciamogli un applauso. La canuccia la appoggiamo qui. Ok. Appoggiamoli qui. Ok. Qui, mettiti qui. Datemela a me. Il maschietto, vieni. Te ne sei pentito? Davanti a due dame fai la figura dell'uomo, no? Sì. Allora un maschietto, mi serve un maschietto. Vieni tu, dai. Ma non è, devi giocare. Allora, vieni. Vieni, che sei bravo, vieni. No. Vieni tu, dai. Vieni, lascia le coriandole, le coriandole lì. Si vergognano di giocare, mamma, vieni. Facciamogli un applauso. Tu come ti chiami? Alexander. Melissa, buona, una bella tisana. Non la sera. Un applauso! Ho detto un applauso. Perché? Mica ho chiesto 50 euro, non ho capito. Bene, adesso vi racconto una favola magica. La maggior parte, anche le favole che vi racconto, sono miei, le ho scritte io. Quello che vi faccio vedere direttamente, facciamo finta che sono tre fratelli. Possiamo dire anche che sono tre sorelle, giusto? Possiamo dire che sono tre sorelle? Che mascolazzo. Si può dire anche tre sorelle, perché si deve dire sempre tre maschi, tre fratelli. Chi l'ha detto? Tutto cambia, tutto ha inventato l'uomo, l'uomo può inventare altro. Allora, sono tre sorelle. Allora, una si chiamava Bleu, una si chiamava Gialla, anche se sta già qua, e uno si chiamava Rosso. Ah, il sacchettino è di color? Nero. Come? Nero. Bene, allora cosa succede? Quei tre fratellini, una maga streghetta, fece una magia magica sbagliata, li separò, perché questi prima erano abbracciati, si volevano bene, e cosa successe? Successe che il Rosso non va mosto. Piange perché voleva la sorellina rossa, gialla. Piange, voleva la sorellina blu. Tutti quanti qui dentro. Ok. Allora cosa succede in questo caso? Tutti con le braccia al cielo. Tutti con le braccia al cielo. E tutti insieme, dopo di me. Argentina. Argentina. Tu sei la fata della mattina, braccia al cielo. Vieni giù dentro il sacchetto. Fai una magia e un abbraccio perfetto. Mani avanti. Oh, non sento. Olè. La principessa è diventata regina. Applauso. Oh, il principessino è diventato anche la principessa. Altra regina. Un applauso. L'applauso fa bene, ragazzi, perché quando ve lo fanno a voi vi sentite carichi. Anche loro. Applauso! Oh! Anche il principino è diventato reuccio. Vai, applauso!
Il sacchetto è rimasto di color? Ah, ma ho fatto un errore sbagliato. Sai che ho sbagliato un errore? Eh sì, perché io avevo detto che tutte e tre tornavano insieme abbracciati. Però, visto che adesso hanno trovato se stessi, noi li riprendiamo, li rimettiamo dentro il sacchettino. Visto che siete bravi a fare quello che abbiamo fatto adesso, tenetevi per mano, tutti quanti. Dai, tenetevi per mano che adesso tutti insieme, Argentina, Argentina! Argentina, tu sei la fata della mattina! Vieni giù dentro il sacchetto. Fai una magia, un abbraccio perfetto. Magia, oh. Tieni, amore. Tieni. Ah, i tre fratellini sono tornati insieme. Applauso. Il sacchettino è rimasto neuro. Lo mettiamo dentro qui dentro. Batti 5. Batti 10. Batti 15, applauso, a sedere, grazie! Poi aperte, le canucce, grazie, le canucce... Okay. Facciamo un bel applauso a questi tre partecipanti, dai! Vai, ok. Che cos'è questa? Come si fa a fare un nodo con una mano sola? Uno, due, tre, quattro. Vi sto insegnando come si fa un nodo con una mano sola. Vieni qua. Vieni qua. Scostumato senza costume. Ma che ti mando al mare col costume poi, eh? E se continui ti do un bacio in bocca con la lingua. Beh, avete capito come funziona? Corda. Davanti alla mano piccola. Si attorciglia, si prende con indice medio, si fa scorrere. Voilà! Visto? Vieni, puoi venire un attimo? No, ho chiamato tre, mica quattro, vieni tu, si vergogna di se stesso, capita pure questo. Come ti chiami? Stai qui, come ti chiami? Un applauso a Claudio! Lo so che ogni tanto lo vedete spesso, però... una battuta. A me mi vedono piccolo, grande, mago. Bene, come vedete qui ne abbiamo due corde molto accordate, eh? Ci sono molto accordate. Quale vuoi, quella destra o quella sinistra? Quella rossa o quella rossa? Okay. Adesso vi fa vedere, vi insegno come si può fare un nodo senza lasciare i capi. Uno, pronto? Uno. Mettete qua così mi vedi meglio. Capi? No, lascia il becco. Uno, due, bravo, esci da qua. No, okay, bene, e sei così come me adesso. Vabbè, sei così come me. Adesso facendo scorrere le carte, la corda, senza lasciare i capi così, poi viene un nodo. No, non deviene. E forse sarà la cosa che non funziona, che abbiamo corda, dai. Forse con... oh, è la prima volta, piano piano ci riuscirà. Due capi, uno, due, tre, ok, e siamo così, tirata. Bene, ok, tieni i capi fermi, no, dai, tieni con i pugni, per quello che non c'è la visualità, con le pollice indice, poi fai quel tac, tac, nodo. Non sei un mago tu? Ah, non è un mago, per quello. Vabbè, allora in questo caso vi faccio vedere direttamente come si può fare ancora meglio, guardate. Come si può fare? Voi quando siete a casa lo fate, mettete la corda sul tavolo e fate quello che fa adesso lui. Metti le braccia conserte, così, ok, tieni la corda, allarga le braccia, per vedere il nodo come... Allarga solo le braccia, perché lasci la corda? Padre, Figlio e Spirito Santo! No. Non devi lasciare la corda, tieni la corda, stick forte, apri le braccia, giù, ti fa scorrere la corda, applauso, vai, grazie, adesso ve ne faccio vedere uno io, come si può fare, siccome faceva molto caldo, mi volevo tagliare la testa, vi faccio vedere come si fa a tagliare la testa, guarda, ce n'ho già una qui,
si prende la corda molto incordata, si fa questo nodo qui, così, in questo modo, ok? Poi si prende, si attacca il nodo e fa... Grazie dell'applauso spontaneo. Bene, bene, bene. Ok. Già ti vanno male le mani. Bene, bene, bene. Allora, vieni anche tu. Puoi lasciate le coriandoli lì. Vieni anche tu. Tutti qua, guardate il pubblico. 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, vieni pure. Aspetta là. Alla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono un mago che conta. Un applauso. Bene, bene, bene. Visto che siete così bravi, me lo tieni, amore? Quando ti dico io, poi me lo butti. Quando te lo dico io. Bene. Qui abbiamo direttamente... Guarda che fare il buffone non è facile. Dove Andrea non c'è il tecnico industriale meccanizzato? Perché ti spiegava che cosa significava buffone. Sai che significa... Sai che significa buffone? Sai cos'è la rana? Quella è la rana. Buffo è la stessa cosa. Questo lo spiega Andrea. Aspetta lì, non ti muovere, eh? Non ti muovere quando stai fermo. Bene, bene, allora in questo caso mettiamo una corda incordata che allarga questo. Voilà. Visto? Lui è lascio. Non so se la so. Tu vediamo chi sei, mettiti questa, ce la fai? Entro stasera? Ok. Tu mettiti questa. Ok. Tu mi invito che siete sei, un asino. Sei. E sei. Ok, vai. Ok, adesso partirà la musica. Quando partirà la musica, naturalmente, visto che siete un mazzo di carte, vi mischiate, ok? Adesso che partirà la musica, poi vi mischiate, al mio tre. Quando smetterà la musica, tornerete allo stesso posto, ma non allo stesso posto dove siete, dove capita, mischiate e girate di spalla. Ok? Ci siete? C8? C9? C10? Ok, musica, dove sta? Ok. Vai! Mischiatevi! Non indruzzato! Venite di qua, non camminate sul filo, venite di qua, sul filo no, qua. Mischiatevi! Di qua, non sul filo, di qua! Vai! Mischiatevi! Quando dico stop il primo viene da me. Uno, mischiatevi. Giratevi. Quando dico stop venite qui di dorso. Uno, due, tre, qui, di dorso. Capiscono gli italiani laureati? Ci siete? Uno, due, tre, quattro, cinque, due, quattro, sei, siete aumentati, bene. Bene, bene, la bambina c'ha un dado, il dado c'ha 6 punti, perché vi girate? Pronto? Ma capite l'italiano quando parlo in inglese? No. Quando faccio il caso dottor mi chiamo dottor Sorriso, allora faccio un... un... Bravo! Bene, siete pronti? La bambina adesso tu butterai, fin quando vuoi. Quando diremo stop, conteremo il numero del dado che lei butta. Come ti chiami tuo amore? Maria Domenica, oggi è domenica perché è Maria. Butta amore, vai! Vai! Sì, tutto un peccato. Buttalo qui amore, buttalo qui che si vede. Ma in alto, più forte. Uno, due, la se, quella se. Voglio io, ma quando ti chiamano stai zitto però, è uscito prima un 1 e un 6. Quando fanno? 7. Loro quanti sono? Signora, lo butti lei per favore. No, quando ti ho chiamato non sei venuto. Dove è Ghito? 3.
Uno, due, tre. Fermo lì, non ti muovere. Guarda lì. Non ti muovere. Non ti muovere quando stai fermo. Non ti muovere quando stai fermo. Non ti... Voi potete andare a posto seduti? No. Tu fermo lì, perché quello che esce vincerà un premio. Il premio è un premio impremiato. Quelli che... uscite fuori, quelli che... Facciamo un applauso a quelli fuori. Ah, vai, puoi andarti a sedere, grazie. Ok. Puoi andarti a sedere anche... Sì, pronto? Ok, ok. Fermo lì. Come voi vedete qui, io c'ho una carta dall'inizio, non è stata né mossa, né toccata, né guardata. Ok? Adesso lui si girerà, quando si girerà io girerò la carta. Se la previsione è stata fatta bene, facciamo un bel applauso al festeggiato. Uno, due, tre, girati! Grazie! Vai, ti puoi andare a settare, vai! Ti puoi andare a settare. Bene, qualcuno mi ha detto ieri, quando ho fatto un po' di micromagia ai tavoli, dice nel cartellone c'è un pollo. Infatti ve lo presento. Un applauso al pollo. Sai che questo mio pollo ha fatto il pulcino Pio? Che l'abbiamo messo dentro il forno a microonde e fa Pio, Pio, Pio fuoco. Sapete qual è la differenza tra Vanamarca e Francesca Amadori? Hanno fatto i soldi con i? Vai, eh? Signora, può venire lei? Sì, sì, venga, venga. Così, beh, facciamo un bel applauso alla signora! Ancora vivo il pulcino Pio, come si chiama lei? Mimo, un applauso a Mima! Ok, bene, bene, bene. Come vedete abbiamo un mazzo di carta, adesso ve li faccio vedere, uno diverso dall'altro. Sapete perché una diversa dall'altra? Per poterli distinguere, sono tutti uguali. Vi faccio una mischiata, mischiata all'americana. Scusa, scusa. Chi sei? Paola. La mischiata all'australiana. La mischiata alla canicatina. La mischiata del mongo. La mischiata a napoletano. Visto signora? Una diversa dall'altra, visto? Visto? Una diversa dall'altra. Vi fidate della signora? Ok, bene. Io adesso scorrerò le carte in questo modo. Quando lei mi dice stop, io mi fermo, ok? 1, 2, 9. Su questa carta visibile o quella invisibile? Allora la guardi, la tenga, la faccia vedere a tutti. Pensate che l'altro giorno a una signora gli ho detto la faccia vedere a tutti. Ha fatto signora? Guardi, gli do il mazzo, la metta dentro il mazzo. Ok. Prendiamo, lo chiudiamo e lo mettiamo direttamente dentro il suo astuccio, in modo che nessuno può dire che io ho. Ci siamo? Bene, qui che cosa c'è? Con la carta della signora, la vedete? Attualmente è in? Perché non? Bravi! Ok. Però adesso qui abbiamo anche un pollo. Io prenderò la carta invisibile, la metterò dentro la bocca del pollo. Lui magna, magna, magna. Che succede? Succede che adesso lui la sputerà via su con la carta stampata della signora che ha scelto una carta esclusivamente da sola in un mazzo di carte di 52. Me la tiene per il culo, per il collo, scusami. Bene, al mio tre tutti quanti, sbiro lì, sbiro là, pasta asciutta e baccalà, io faccio così e il fulano uscirà fuori. Siete pronti? Uno, due, tre, sbiro lì, sbiro là, pasta asciutta e baccalà! Che figura! Dobbiamo dire più forte, dai, siete pronti? Uno, due, tre, sbiro lì, sbiro là, pasta asciutta e baccalà! Scusate un attimo, hai capito che perché certe volte se non gli dai le palate a questo qua non si mette proprio d'accordo, che i polli sono fatti, bisogna togliergli il collo, che c'è da ridere? Che c'è da ridere? Che succede? Si è cagato addosso! E te lo regnate, ma cagato addosso! Che canto aveva scelto lei? Due di fiori! La prende per il culo, per il collo, faccia vedere. Un applauso alla signora! Vai! Grazie signora, grazie, grazie. Un applauso!
anche domenica pure lei. Il formaggio dopo un mese cosa diventa? For giugno. Forza, giudito l'altro giorno. Va a giugno, bene. Bene, 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 bene. Allora in questo caso quello che voglio fare non solo lavorare con i bambini e con i grandi, ma voglio fare anche un gioco con questa piccola fagiola. Vieni, amore. Sì, vieni. È piena di cuori. È piena... Un applauso! Guarda come ti chiami? È la sera? Pure la sera. Pure la sera si chiama mattina. La mattina si chiama la sera. Ah, ho capito. Bene. Come vedi, come sembra, abbiamo sempre un mazzo di carte una diversa dall'altra, ok? Bene. Non è importante mischiarle, ma te li do tutti in mano. Adesso tutti insieme, vediamo se siete capaci a contare. Tu conterai sulla mia mano 10 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È una maga che conta, un applauso. Un applauso. Lei ha 10 carte. 52 meno 10 quanto fa? Quanti? Sicuri? Sicuri, sicuri? Allora facciamo così, guarda. Ma voi vi fidate delle 10 carte sue? Vogliamo ricontarle e poi si cavare. 1, 2, 3, 4, 5, continua, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bene, tienili così. Bene, così, a bocca di leone, brava. Così, perché quando poi devi aprire la bocca di leone? 10 più 10 quanto fanno? 10. Sicuri? Bene, adesso voi siete collaboratori. Io vi darò delle carte a dei bambini, dei ragazzi che penso io. Guarda, una carta la do a te, tu prendila. È una carta magica, poi vedi come appare. Una carta la do a... no, tu hai giocato prima, a te, prendila. E una carta a te, da... Guarda, guardate, a tua che carta è? A mia è 8 di quadri, la tua che carta è? Siete pronti? Adesso quando chi ha la carta tenga il braccio in alto. Ok, quando butteranno le carte, tu aprirai la mano, così non cadranno. Tu come ti chiami? Domenico, butta la carta! Chiudi, quanti sono? Oh, 10 più? Oh, ma voi andate? Ma andate a scuola o vi ci portano? Ah, per quello non vanno, perché se vanno vuol dire che li ci portano. 11, l'altro, butta la carta! 12, butta la carta! Quanti sono? 13, ma mi... Oh, questa è caduta per terra, aspetta, apri. Bene, 13 carte, siete sicuri? Perché adesso io farò un'altra magia. Prenderò l'11esima, Domenico! 12esima, Francesco! 14esima, pum, pum. Adesso sono rimaste di nuovo 10. Bene, vi è piaciuto lo spettacolo? No. No, che scostumati senza costume. Domenico, butta la carta. 1, 11, butta la carta. 12, butta la carta. 13. Quante carte abbiamo qua veramente? Veramente? 10. Ma magicamente? 13. Chi ci crede? Lei o io? Facciamogli vedere che sono 13 carte. Una alla volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Applauso. Batti 5. Vai. Applauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Grazie. Bene, bene, bene. Vuoi venire tuo amorino? Vieni, vieni. Vieni. La mia magia è, come si dice? È con il pubblico che è in... Bravo! Ma dilla completa però. Come ti chiami? Come? Ah, come prima, non è cambiato. Ma l'hai scelto o te l'hanno dato? Senza chiedertelo, che scostumati senza costume. Ti l'hanno dato senza chiederglielo, ma vera che roba. Qui abbiamo... Tu sei sposato o fidanzata? Tuo marito dove l'hai lasciato? La macchina? La famiglia? Ah, tieni lì. Vedi, fra noi due c'è figli. Ha capito la battuta solo lui. Perché che capisce a Claudio. Bene. Noi siamo due. Ma la corda è?
Mettiti più vicino così non ti venga un due. Allora in questo caso cosa facciamo? Apriamola e la tagliamo, facciamo due corde tra me e te, ok? Bene, io ti do, ce l'hai una forbice? No, eh? No, taglia qui in mezzo, taglia bene, taglia, taglia, oh, entro stasera però, taglia. Oh, sai qual è il colmo della sarta? Non avere la stoffa. Vabbè, no, questa qua taglia, questa sì che taglia, dai, prova a tagliare, dai che tagli stavolta, tagli, e taglia, dai, taglia, che, ma hai scacciato la forbice? Oh, mamma mia, meno male che tenga riserva, dai, dai, prova a tagliare, prova a tagliare, vedi, non ce la fa, ti dico che non ce la fa, neanche stavolta ce la fa, perché, sì, ma non staglia da punta, staglia da sotto, a chi si taglia, là non taglia mai, già la sarta. Un applauso! Bene, bene, non te ne... Bene, visto che l'hai tagliata, cosa faccio io per poterla direttamente farla diventare sana? La ricucisco! Voilà! La corda è tornata sana! Grazie dell'applauso! No, non ti è piaciuta, eh? Va bene così, dai, tieni lì, ok, adesso, distanza distanziata, adesso al mio 3 tu soffierai lì, vedrai per una magia magica, il nodo salterà via e la corda tornerà sana, pulita come prima, sei pronta? Soffia! Non devi soffiare, sono sposato io, che ci stai a provare? Se fai così glielo dica a mio marito. Dai, soffia, soffia! Sì, ma... Tu dai, sta ferma! È il soffio che deve arrivare, non tu! Pronto? Metti più in là! Dai, soffia da lì! Beh, se non ci arrivi te la avvicino io, dai! Appunto, l'ha capito solo lui, va! Se ti avvicino io, dai! Va bene così, facciamo così, va! Te la regalo, la corda è tornata sana! Un applauso! Quindi siamo molto annodati, grazie! Siamo molto annodati! Ne hai capito? Vabbè, fa niente! Sì, ho fatto il nocio, il nodo doveva essere fermo! Scorreva, dice pochi! E perciò, bravo, spiegaglielo, spiegaglielo! Bene, 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 bene. Come va, come va, come va? Che ore sono? Perché io ho un tempo. Un asino? 18:40. Ah, ok, bene, bene. Allora, siete pronti? Siete pronti? Adesso cerco io un fanciullo o una fanciulla. Vieni tu, dai che sei simpatico. Vieni qua, vieni, vieni. Come ti chiami tu? Francesco, possiamo tagliarlo a metà? Sì! Sì, ma è un'illusione elusiva, è meglio di una sigaretta distruttiva. Basta. Quante punte, punte. Bene, allora, come vedete abbiamo due corde. Due corde. Una bianca e una voi, eh? O rossa e bianca, con le carte. Due corde, abbiamo due corde incordate, ok, due corde incordate. Ma queste due corde incordate che l'abbiamo direttamente anche un bel tubo e un fiular, fiular. Quello che è importante direttamente, adesso, servono altri, una, chiamalo tu, va, chiamalo tu, chiamalo un altro ragazzino, dai, quello che vuoi tu, ok? Ci sei? Dai, vieni, vieni, entro stasera però, dai. Stai lì sulla sua, ok? Prendi il foulard, fai un nodo, ok, bello, un nodo, fallo bene così, chiudi bene, stretto, così, ok, chiudi, ok, vediamo. Metti dentro il tubo, non capisco un tubo, no, due, ok, bene, così, li metti dentro il tubo, che non capisco un tubo, voilà, lascia, ok, benissimo, abbiamo le due corde nel tubo, così,
apri le dita, ok, anche qui, idem. Naturalmente la corda deve scivolare nelle tue mani. Adesso noi, mettila qui, bene, lo mettiamo avanti, scegli un capo che tu vuoi, dammelo a me, e lo leghiamo qui dietro, facciamo uno da nodato. Tieni questo capo, non tirare, tieni il capo, non tirare adesso, tieni anche l'altro capo, così, mettili insieme, così, ok? Al mio tre lo attraversiamo, mettilo più così, lo attraversiamo tutto intero, gli rimarrà il tubo in mano, ma lui lo facciamo cadere davanti o di dietro? Di dietro, no, questo rumba a carina. Pronti? Al mio tre tiriamo, tieni forte, uno, due, tre, tira, tira, ah! La corda è passata, lui... Applauso! Il nodo è rimasto annodato. Grazie, dottor. Grazie, ingegnere. Grazie. Applauso! Applauso! Ci siete? Allora, in questo caso, adesso mi servono altri tre ragazzi, la mia magia è proprio con voi, senza di voi io non posso. Vieni qua, dai. Vieni qua, tu sei venuto, quelli che non sono, vieni. Sei venuto ieri o oggi? A che ora? Io non c'ero, e mi potevi suonare prima. Allora, quelli che non sono venuti, qualcuno che non è venuto, vieni, vuoi venire? Vieni. Ah, finalmente si è decisa, vieni mio amorino, vai! Applauso! Come ti chiami tu? Oggi è domenica. E Maria quando? No, non so. Tu? E oggi? Sabato. Ah, vero, domenica anche oggi, vero? Tu invece? San. Un applauso a San Giacomo! San Giacomo! San Giacomo! Bene. Adesso vi faccio vedere direttamente che qui abbiamo, dove sono a finire, abbiamo una corona di color verde. Ah, bravi. Una corona di color gialla. Una corona di color verde. No, sì. Chi? Bianco o rosso? Rosso o bianco? Ah, beh, allora in questo caso prendiamo direttamente un bel fularino, ok? Il fularino è di color giallo, come questo, vedete? No, questo è verde. Perché noi lo prendiamo e mettiamo dentro, è giallo, vero? Se noi prendiamo direttamente il fularino di color verde, ah, è giallo, visto che è giallo adesso è diventato giallo, eh? Lo mettiamo all'interno, così, ah, così. Il tuo colore di che colore era? Allunga il braccio. Applauso! Applauso. Il tuo di che colore è? Verde, rosso. E lo mettiamo dentro così, rosso. È rosso il tuo, vero? No, è rosso. Questo che colore è? Bravo, prendiamo il rosso e lo mettiamo qui dentro, ce la fai, prendilo, vai, e l'abbiamo rosso, il tuo di che colore era? Bianco. Sicuro? Sofia? No, è rosso, guarda, è diventato rosso, va, applauso, il tuo di che colore è? Verde, lo mettiamo qui. Un applauso, ha detto, vedete che brava, le più piccole sono più intelligenti. Adesso prendiamo direttamente il verde e lo mettiamo direttamente all'interno. Prendi Murino, prendi così, brava, così. Ok, bene, ok? Ci siamo? Allora il tuo è di color verde. Sicura? Uno, due, un applauso anche a lei, vai! Verde, rosso e giallo, ma la cosa ancora più bella è che direttamente adesso li riprendiamo, uno, due, tre, e li mettiamo qui dentro. Di che colore sono? Di che colore sono? Sofia?
Sofia, Sofia, uno, due e tre, tutti bianchi, vero? Uno, due, e là! Applauso, fatti 5, 10, 15, un bel applauso, vai, vai, andate, andate. Bene, 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 bene. È bello che i giochi di magia vi fanno pensare, no? Dici, potrebbe, no? Questo è bello perché scatta, fanno scattare la fantasia. Vediamo che è più veloce. Quante dita ho in una mano? Tre. Che tre? In una mano ho già tre, ti sei cascato, eh? Dopo pure io, Zafia. Sapete che significa mimare, vero? Io sto mimando uno che... Parla, madre. Uno che... Urla. Uno che... Bene. Allora, sapete che significa mimare? Siete pronti? Io ve lo mimo e ve lo dico anche. Anche. Uno più uno fa... Uno più uno fa... Due più due fa... 2 più 2 è 4, quando fa? 10. Quando fa? 8. Quando fa? 8. Quando fa? 8. Perché fa 8? 8. Perché vieni qui? 8. Sì, perché... 8. Spiegagli perché hai detto 10. 8. Chi l'ha detto 10? Vieni qua. Ah, vi vergognate. In realtà quando fa? 1 più 1 fa? 2. 2 più 2 fa? 4. 2 più 2 è 4? Fa 10, 2 più 2 è 4, fa 10, 2 più 2 è 4, fa 10, papà scopro io, avete capito? 1 più 1 fa? 2 più 2 fa? 2 più 2 è 4, ah, bene, bene, sì, lei non può venire, vero signore? Perché? Puoi venire tu, ragazza, vieni. Michela, vieni, vieni, vieni Michela, vieni! Un applauso a Michela! Che bella Moretta, quando ero piccola anche io ero Moretta. Quanti anni hai? Non bisogna vergognare come dici, io non dico, io nel 99 lo dico, mica mi vergogno. Anche io alla tua età avevo 13 anni, sai? Vai a scuola? Che, siciliano? Sì, anche io andavo a scuola, sì, sì. Ce l'hai la patente? Anch'io, no, non c'è. Come ti chiami? Anch'io non mi chiamo, no, non mi chiamavo Michela. Ha visto che abbiamo Michela? Adesso facciamo una magia magica a Michela. Gli do il mazzo completamente in mano, se lo può mischiare, si può scegliere direttamente una carta a sua spontanea volontà. Non viene fatta nessuna forzatura a nessuno. Lei sceglie la carta, la prende, la tiene sul petto e mi dà il mazzo. Ci sei? Ok, bene, io adesso scorrerò le carte, entro stasera tu mi dirai stop quando vuoi. Mi dici basta stop quando vuoi, basta stop quando vuoi, basta stop quando vuoi. Oh, io ho chiesto una birra, io ho detto basta, io gli ho chiesto basta stop quando vuoi. Mi dici basta stop quando vuoi, mi dici basta stop quando vuoi. Ah, vedi che hai capito, adesso più tardi. Bene, faccio vedere la carta che lei ha scelto. Ok? In modo che nessuno può dire che la carta è stata manomessa, ok? Faccio vedere, mischiamo le carte così, facciamo una bella mischiata. Qui il tavolino lo adoperiamo, abbiamo mischiato l'americana. Mischiata la carica T, U, V, K, P, cos, Q, U, perfetto, 1, 2, 9, 10, bene. Michela, dimmi la verità, intanto che la verità, lo giuro. E questa è la tua carta? No. E il 4 è la tua carta? No, aspetta che si arriva. Il 6 è la tua carta? No, facciamo una cosa. Facciamo, guarda. Ah, il 4 di fiori, vero? No. Il 10 di quadri? No. Il jig di... No. Facciamo una cosa, guarda. Una, due, tre, quattro. Allora la tua carta è la quarta carta? No, non è il 9.
Mi devi dare l'ultima possibilità, va bene? Adesso scorrerò queste quattro carte visibilmente. Tu guarda se dovesse passare la tua. Non mi dire né sì né no, devi solo guardare. Abbiamo un... Zitti. Abbiamo un 9, poi abbiamo un 2, poi abbiamo una donna e poi abbiamo un 5 di cuore. Vuoto. Mettiamo dentro le quattro carte. Tieni così. Ti faccio una domanda domandabile sperando che tu mi risponda alla domanda che ti fate con la risposta esatta che tu mi devi dire. È passata per caso la tua carta, devi dire solo sì o no? Sì, allora la tua carta è quella rossa. Una rossa. Allora è nera. Però non è di picche, vero? Infatti io l'ho detto, non è di picche, perché è il 2 di fiori. Fermali. Giusto? Sì. Adesso io prenderò il 2 di fiori, la scapovolgo, la faccio vedere a tutti. La faccio vedere a tutti, la metto sulla mano, è un fischio boomerang. Oi, andati in mezzo al mazzo, scapovolta e nessuno se ne è accorto. Io mi allontano. Quante carte hai nell'astuccio? 4. Meno le tue, 3. Controlla. Da quando io ti ho dato il mazzo non l'ho mai toccato. Controlla. Fai vedere, fai il pacchetto vuoto. Pacchetto vuoto. Fai vedere le carte che ci sono. Fai vedere anche loro. Applauso. Applauso. L'unica carta scapovolta in mezzo al mazzo, infatti è il 2 di... Grazie dell'applauso spontaneo. Applauso! Grazie, grazie. Domenico, Sofia! Un applauso a Domenico. A Dominique, Dominique. Sei forte, Dominique, eh? Sei forte, Dominique, vero? Ancora? Bene, bene. Allora, naturalmente, visto che abbiamo ancora 55 minuti, mi ha detto il... Dimmi, amore. Tutto bene? Bene, siete pronti? Ah, a chi gli piace ballare? Solo lui. Chi gli piace ballare? Chi gli piace? Tutti qui in piedi? Tutti qui in piedi? Tutti in piedi? No, ma lì, ma non venite qui, lì. Tutti in piedi? E iniziamo direttamente con questo brano. Tutti in piedi? Sexy, tutti qui! Bomba! Ragazzi! Tutti in piedi, tutti in piedi ragazzi! Dai, tutti in piedi! Dai che chiudiamo con la musica! Ah sì! No, tutti in piedi che guardate me, guardate me! Una mano alla cappella! In piedi, in piedi! Ragazzi, che vi vergognate! Dai, dai, tutti in piedi a ballare, venite qua, venite qua! Vai! Dai che chiudiamo con un po' di musica e ci divertiamo! Aida, vieni Aida! Sei arrivato in ritardo! Una mano en la cintura, una mano en la cintura.
sensuale.